sensazioni di questa vigilia? Sensazioni positive, ci conosciamo da adesso da più di un anno, viviamo insieme da più tempo, sicuramente le cose vanno sempre meglio. Poi i nuovi hanno portato quella ventata giusta di entusiasmo e comunque anche innalzato il tasso qualitativo della squadra. Quindi diciamo che da subito per te, perché in particolare il secondo campionato sarà in B. Sì, esatto. Sì. Il secondo campionato. Il secondo campionato, questa volta ho conquistato proprio una promozione sul campo, arriva un'età, una maturazione credo giusta, non vedo l'ora di iniziare, voglio viverlo fino in fondo. Quindi un'avventura che promette, diciamo, cose belle per il Frosinone, secondo te? Beh, secondo me sì, siamo un ottimo organico, poi ecco, bisogna misurarsi con le squadre, però non vedo poi di queste differenze magari con le prime 7-8 squadre dell'anno scorso. Ci potrà essere, ecco, magari qualche squadra poco sopra le righe, può essere Catania, può essere Bologna, però più o meno secondo me i valori sono molto equilibrati. Tu vedi una luce, un certo livellamento, diciamo, in questo prossimo campionato di B? Sulla carta, sulla carta sì, poi ecco, facciamo il giro d'andata e poi si valuta un po' il tutto, però sulla carta non vedo poi anche il mercato, i nomi che circolano, più o meno molti sono giocatori che erano scorsi erano in C o anche due anni fa mi sono giocato incontrati anche in C2 per dire. Quindi la luce anche di questo che hai detto della campagna di rafforzamento che ha fatto il prossimo anno meglio e anche proprio calciatori stessi, dove senti di collocare il prossimo in quale fascia? Siamo nella promossa e noi dobbiamo puntare alla salvezza, è l'obiettivo primario, però i campionati degli ultimi anni hanno dimostrato che le matricole possono essere terribili, quindi ecco, adesso non me la sentirei di collocarci da qualche parte, comunque l'obiettivo primario è quello della salvezza. Abbiamo messo una matricola terribile. Speriamo di essere una matricola terribile, però bisogna iniziare a scendere in campo e poi prendere il fare. Senti, per quanto riguarda l'attacco, io mi sono accorto che il ministro in pratica continua a fare esperimenti, ma ancora non, secondo me, il ministro ancora non ha deciso quale dovrebbe essere almeno la coppia di attaccanti di bomber, diciamo cosiddetti titolari, poi titolari sono tutti, però diciamo almeno una coppia di base, diciamo, ecco, tu ti sei fatto una certa idea oppure anche tu vivi ancora nel limbo un po', perché in situazioni con il punto interrogativo ancora. Ma penso che il punto interrogativo sia un po' in tutte le parti, quindi è normale che anche in attacco comunque ci sono potenzialmente tutti i titolari, quindi penso che possa dipendere anche chi inizia, pure per caratteristiche, magari un giocatore che può spaccare la partita dopo rispetto a uno che se entra magari può non dare, quindi sono valutazioni che il mister farà anche in base all'avversario, anche in base al modulo dell'avversario, al modulo che vuole attuare, se si gioca in casa, se si gioca fuori casa, quindi cioè, a parte il mister ha diverse soluzioni, noi siamo a disposizione, certo, non è che si vorrebbe giocare 42 partite più eventuali playoff per dire, però il campionato si sa che comunque vediamo spazio per tutti, una cosa che tu adesso fino ad oggi nelle amichevoli, nelle partitelle, nelle amichevoli hai giocato a fianco di Dionisi, hai giocato a fianco meno di Dionisi, però più a fianco di Carlini. Tu pensi che possa essere un'idea di gioco, un'idea proprio del mister, oppure semplicemente un esperimento? E come ti sei trovato? No, e sebbene perché? Sono andato bene,
mondiale hanno caratteristiche diverse dalle mie. Penso di essere l'unico giocatore con quelle con determinate caratteristiche. Però, ecco, non so se il mister può essere un esperimento, lo auguro, comunque anche Carlini sta facendo veramente bene, anche solo nell'amichevole proprio durante la settimana, quindi siamo in 4 e ci giochiamo al posto di 4 e niente, poi il mister magari in testa ce l'avrà anche le sue gerarchie, diciamo, di base. Vedremo. Un po' di sicurezza.